Una delle esperienze più belle della nostra vita è stata scalare lo Stromboli. È andata così, ci chiama Ale da New York e ci fa. Hi Susanna, hi Andrea. What do you think if I send you to a holiest island and you make some shooting for us? Benvenuti nelle Eolie, amici! Questa è Lipari e queste tutt'attorno sono le sue vulcaniche sorelle. Oggi è un giorno speciale. No. Morta di sonno? Dai, è antipatico, mi sto rilassando. Come va la pancia? Bene. Dicevo, è un giorno speciale perché stiamo per fare un'esperienza più unica che rara nella vita. E questa è una cosa che a me mi mette molto appetito. Arancino alle oleana con i capperi, pomodoro, cipolla e tonno. Sì. Questo qua è al pesce spada e mentucce e pomodoro. Buono. Questo invece è fiori di zucca, gamberetto, salmone, besciamella e formaggio. Ok, anche quello. La montagna che vedete sullo sfondo è il vulcano Stromboli, è uno dei vulcani più attivi al mondo. E a ricordarcelo sono quelle nuvolette sulla cima, che non sono proprio nuvolette. Dicevo che è un giorno speciale, sì, perché è lassù che stiamo andando. E adesso inizia l'avventura. Già a vederlo da qua sembra molto molto morbido. Secondo me si sprofonda. Preparati a una dose di dust. Molto velocemente raggiungiamo il centro escursioni. Prendiamo il casco obbligatorio, firmiamo lo scarico di responsabilità perché ci sono dei rischi da correre e ci mettiamo in marcia. L'attività è aumentata, ci sono delle esplosioni che sono aumentate in frequenza, che lancia in aria frammenti di roccia fusa, di gas. La nostra guida si chiama Vincenzo, un ragazzo molto giovane e simpatico che solitamente lavora sull'Etna. Sullo Stromboli sono attivi più crateri. Uno di questi è il nord-est, che tra l'altro è stato uno dei più attivi ultimamente. Ci spiega che in questo periodo lo Stromboli è più attivo del solito. Infatti la sua attività è stata sempre in crescita ultimamente. E questa estate, come sappiamo, c'è stata una violenta esplosione nella quale un turista purtroppo è rimasto vittima. Questo è stato il vulcano, hai sentito? Ho sentito, sì. Prendiamo quota velocemente e presto possiamo ammirare Strombolicchio, l'antico camino di un preistorico vulcano dove domina un faro della marina. Ci aspetta un dislivello di 900 metri per 3 km di salita sotto il sole. È adatto a tutti, ma un po' di allenamento aiuta sicuramente. Salire sul cratere di un vulcano attivo non lascia indifferenti. Tu chiamale, se vuoi, vibrazioni. Nella prima parte del sentiero calpestiamo roccia tagliente e affilata. I sassi più piccoli scricchiolano sotto le suole come gessi spezzati sulla lavagna. Le alte temperature fanno così, vetrificano alcune pietre e ne biscottano altre. I colori del suolo vanno dal rosso scuro al nero con venature di giallo sulfureo. Continuando a salire, gli arbusti di cisto si diradano fino a scomparire. Ora c'è solo una sabbia nera fine come il talco che livella tutto il pendio sopra di noi fino alla cima. Camminare diventa più difficile, si sprofonda e occorre fare passi piccoli. Ogni tanto spuntano pietre nere, detriti rotolati. Salendo ancora c'è qualcosa che ci rinnova il ricordo di non essere su una montagna qualsiasi. Zolfo, odore di zolfo acido e forte. Ormai si sentono distintamente gli sbuffi e i gorgogli. I vapori escono dalla sabbia sotto i nostri piedi e questo non ce lo aspettavamo. Ci impressiona un po'. Stando qui hai la netta sensazione che sotto di te ci sia un calderone in ebollizione molto più ampio, delle bocche laviche visibili. E non è una sensazione sbagliata, è proprio così. Beh amici, questo è un ombelico del mondo, tutto è nato così miliardi di anni fa, è il vagito del pianeta che ancora si sta formando, la Terra è viva e respira. La Terra che vive, senti, è sconvolgente, bisogna provarla, sennò è difficile descriverla. Da qui si sente il suo fiato e la sua pelle si gonfia sotto i nostri piedi, tremanti ed emozionati.
Il contrasto con il mare è uno spettacolo indescrivibile, mette pace, quieta tutte le emozioni e per lunghi minuti restiamo a guardare senza pensare più a niente. È troppo grande la verità che abbiamo davanti a noi e ci sentiamo annullati, come pulci sul dorso del mondo, potente e immenso, che ci ha dato tutto, ci ha dato la vita. Attenti agli occhi, gli occhi. Sul vulcano, incredibile. Improvvisamente non vorremmo più scendere, ma si è fatto tardi e la discesa notturna richiede ancora alcune ore di marcia. Ciao Stromboli, un'altra meraviglia d'Italia. Iscrivetevi al canale, amici. Ci sono altri posti da scoprire e vogliamo farlo in vostra compagnia. Vi aspettiamo. My group, please. Adesso si torna. Si ritorna. Purtroppo. Purtroppo ritornato. Sì. Faccio fatica a staccare. Mi servirebbe un altro panino.